Eccoci, buonasera di nuovo con voi sulla piattaforma di Contorni di Noir. Io sono Cecilia Lavoppa e vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube per rimanere sempre aggiornati. Questa sera sono molto molto contenta di ospitare due scrittrici che conosco da tempo immemore. In memore, Elisabetta Flumeri, che ho imparato con Gabriella Giacometti. Benvenute, buonasera, Grazie, ben buonasera. trovata, grazie per Buonasera, l'invito. felici di essere qui con te. Esatto. Anch'io tantissimo, invito tutti a seguirci ed eventualmente scriverci le vostre domande che io girerò alle autrici. Intanto siamo qui, vi faccio vedere subito questa splendida copertina di Guanda per la collana Guanda Noir, Nessun Perdono, che è il vostro romanzo, chiamiamolo d'esordio in Guanda. Voi Esatto. siete scrittrici da tempo, veramente da tantissimo tempo. Io vorrei fare comunque raccontare ai nostri lettori con chi stiamo parlando. Queste due autrici sono da anni una collaudata coppia creativa. Esordiscono come autrici di romanzi sentimentali e fotoromanzi, per poi passare a scrivere per la radio, la pubblicità e le riviste femminili per ragazzi. Pubblicano anche diverse guide per gli Oscar Mondadori, successivamente lavorano come sceneggiatrici televisive di lunga serialità, affrontando generi diversi dalla commedia al sentimentale, dal giallo al dramma in costume. Nello stesso tempo operano come editor e supervisori di fiction TV e tengono corsi di scrittura creativa per insegnanti e alunni delle scuole elementari e medio superiori. Dal 2013 sono tornate al mondo dell'editoria, hanno pubblicato con Sperling e Kupfer, i diritti de L'amore è un bacio di dama sono stati acquistati da un sacco di paesi, Stati Uniti, Spagna, Germania, Polonia, UK, Francia, Bulgaria, Israele e Emma Books. Nel settembre 2013 fondano la European Writing Women Association, di cui magari parleremo, anzi Women, scusate il mio inglese maccheronico sempre, un'associazione di donne che opera nel mondo della scrittura. Per il 2015 sono state nominate ambasciatrici per We Women for Expo e nel 2009 esce per Amazon Publishing Chiedi al passato, secondo volume della serie gialla Emma e Kate. Noi siamo qui per parlare di questo romanzo e ovviamente una delle prime domande canoniche che vi devo fare è da quando vi conoscete, da quando avete deciso di cominciare a scrivere insieme? Eravamo bimbe, proprio bimbe, perché avevamo 19 anni, per cui Quanti è... anni sono non si dice, però si può dire che Assolutamente. avevamo 19 anni. Eravamo proprio piccoline e fu lei che mi approcciò dicendo: Gabriella, io come storica la vedo male per il futuro. Tu come attrice fai tutte le piccole cantine, tanto successo ma pochi soldi. Dice, perché non tentiamo di scrivere un romanzo rosa? Io facevo studi strutturalistici, abbiamo destrutturato un romanzo perché poi all'epoca eravamo femministe, per cui mai letto un Harmony. Cioè, siamo fatti una vagonata di Harmony tutti insieme. E abbiamo scritto il primo romanzo rosa e da lì è stato bellissimo perché l'abbiamo presentato con la mamma di Walter Veltroni. Vai tu. Ivanka era una persona splendida, era una slava pazza, cioè proprio una donna eccezionale. E noi la conoscemmo tramite Lidia Ravera perché all'epoca andammo a questa c'entra, ma non c'entra, ma c'entra. Andammo a questa cosa che si chiamava il teleconfronto, che era si svolgeva a Chianciano Terme ed era una rassegna di quelli che all'epoca si chiamavano telefilm. E lì sì, c'era di tutto: c'erano scrittori, sceneggiatori, registi, insegnanti universitari. Era un ambiente bellissimo: si stava tutti insieme, si mangiava, si vedevano film di tutti i tipi, serie. E lì conoscemmo varie persone, tra cui Beniamino Placido. La Ravera e la Ravera ci presentò la mamma di Veltroni e all'epoca Veltroni era uno sconosciuto perché parliamo di parecchi anni fa e lei scriveva per hobby romanzi rosa. Allora preparammo questo pacchetto, la prima diciamo delle antesignane siamo stati dei pacchetti presentati insieme e lo presentammo a varie case editrici che però in linea di massima ci dicevano che altro avete fatto? Niente e allora ci accantonavano e invece intimità.
ci prese. Noi infatti siamo legate affettivamente, intimità, con cui ancora collaboriamo, perché comunque il primo romanzo, cioè avevamo 22 anni, ce lo pubblicò la collana Intimità. E non pubblicarono quelli di Ivanka, che però è stata una vera signora e disse: non importa, voi siete giovani, io lo faccio così. E così è cominciato, il tutto cominciò così. Grande soddisfazione, quindi. Segno Sì, enorme. zodiacale Scorpione, ecco, vi siete trovate anche su quello. Dopo Guarda, tanti anni, la dimmi. prima frase, proprio il giorno in cui ci siamo conosciuti, noi ci siamo conosciute in un corso di francese. Ho attraversato la classe perché eravamo le uniche due ragazze. L'ho approcciata, io ho fatto: ciao, io sono Gabriella. Lei: Elisabetta, di che segno sei, Scorpione? Diventeremo grandi amici, amiche. E è stato profetico. Profetico, È veramente, veramente vero, pazzesco. proprio. Quanto l'amicizia per la scrittura può legare le persone. Intanto saluto Terry Casella Melville. Ciao Terry, è un piacere leggerti. E Diamila che vi saluta. Buonasera. Ciao. Ripeto comunque a tutti quelli che si stanno collegando, se volessero fare delle domande, oltre alla centinaia che ho scritto io. No, non è vero, però devo dirvi che la cosa divertente è che nonostante io avessi già preparato, insomma, le domande, ancora 5 minuti prima di collegarmi me ne venivano in mente altre e quindi vuol dire che nonostante io abbia chiuso il romanzo, quindi abbia finito la lettura, c'è molto da raccontare. È un romanzo che decanta, posso Questo dire che decanta. E mi infatti, piace. questo nessun perdono, anche qui sempre una delle prime domande, la classica domanda canonica. Come avete avuto l'idea per questa storia? Poi parliamo dei personaggi, però mi interessa sapere proprio come è nato la scintilla che vi ha fatto decidere questa storia. Allora, noi facciamo dei corsi di aggiornamento. Oddio, come si chiama? Neurocrime, sì, un Neurocrime, sito che si un chiama sito Neurocrime. eccezionale dove a ripetizione fanno tanti corsi interessantissimi. Ci siamo iscritte più volte e abbiamo incontrato la Bruzzone, la Roberta Bruzzone, che è una psicologa investigativa. Il nostro personaggio è tutt'altro, Però il però. modello, l'idea è nata da là, anche perché lei comunque c'ha una scuola. C'ha degli studenti che collaborano con lei e tra l'altro questo ancora in Italia non l'avevamo visto, tra i vari gialli, tra i vari personaggi, investigatori più o meno professionali e professionisti. Quindi ci piaceva l'idea della psicologa investigativa e ci piaceva l'idea di metterci ragazzi, perché così comunque fino adesso, come dicevamo ieri alla presentazione, abbiamo parlato quasi sempre di adulti oppure di ragazzi, però magari in maniera più trasversale. Così invece rendere i ragazzi protagonisti in un libro che in effetti è un corale ci piaceva molto. Ecco. Quindi diciamo lo spunto della È stato serie è quello. stato quello. Volete raccontare qualcosa della trama? Perché io lascio sempre raccontare la Ah, la trama. lei che è più brava. No, no, io, la trama di un giallo è veramente, a parte a noi non piace, Allora non diciamo, lo diciamo. però non lo so, c'è una morte, diciamo, l'accademia è un'accademia di criminologia dove si perfezionano i futuri criminologi. Lei si trova a doverla gestire perché il mentore muore nelle prime pagine, quindi questo si può dire, e lascia l'accademia ad Angela, che è la nostra protagonista. Il caso che le arriva e che potrebbe aiutarla a gestire l'accademia, perché muore un ragazzo che è figlio di un potente senatore che era amico del suo mentore, il quale praticamente le dice: se dimostri, come io sono convinto, che mio figlio è stato ucciso, non è morto per overdose di cocaina, perché non l'avrebbe mai fatto, e poi i motivi leggendosi si capiscono. Cioè, a quel punto vi do una mano per far avere i fondi europei e mantenere l'Accademia. Quindi, diciamo, lei ha due motivazioni forti: per una, vabbè, la sfida del caso, di un caso che effettivamente sembra, e la polizia l'ha chiuso come un caso di morte accidentale per overdose, e quindi è una sfida per lei perché ci sono già dall'inizio delle piccole crepe, delle cose che non tornano, e due, comunque una forte motivazione, che è ciò che noi chiamiamo il time lock tecnicamente, che se non arrivano sti fondi l'Accademia chiude e lei ha promesso al mentore sul letto di morte che invece l'avrebbe portata avanti.
Quindi, diciamo, è tutto il lavoro sostanzialmente di natura psicologica che lei fa insieme ai ragazzi per capire se effettivamente questo ragazzo è stato ucciso e perché. Perché, come dicevamo ieri, a noi adesso interessa molto più rispetto magari all'inizio del chi, il perché, perché è molto più interessante andare a indagare le motivazioni, no? E quindi alla fine verranno fuori una serie di cose del tutto inaspettate. Ma sei stata bravissima. Lei è bravissima. Quando c'è da fare i riassunti è sempre lei. Hai visto? Perfetto. Guarda. Abbiamo dato proprio veramente un assaggino di quello che... Di più no, perché io trovo terribile quando le persone ti fanno tutta cioè ti raccontano tutta la trama, a parte di un giallo non esiste, ma poi se io il libro lo devo leggere tu mi racconti la trama prima, cioè, hai perfettamente ragione. Infatti secondo me la parte più complicata è proprio raccontare la trama senza raccontarla, cioè lasciando tutto sempre un po' in sospeso. E allora parliamo di questa protagonista Angela Di Cori. Come siete arrivati alla sua caratterizzazione, quindi a decidere come caratterizzarla rispetto magari ai vostri personaggi? Mi vengono in mente Emma e Kate, personaggi seriali con cui avete avviato, diciamo, una certa serie. È stato difficile staccarsi da quella tipologia di personaggi e crearne uno a nuovo? Guarda, in realtà no, perché c'è stata di mezzo anche l'altra serie che è Fiat Lux con il personaggio di Lucio Giordano, che è andata più incontro a quello che è la nostra natura, perché è più un noir, e anche questo di Angela è un noir più che un giallo classico. Ci siamo staccati poco alla volta, proprio per il discorso che faceva prima Elisabetta, perché abbiamo iniziato a indagare delle cose di cui ci piaceva parlare e sentivamo il bisogno di raccontare. In questo caso Angela è nata dal tante letture sulla violenza assistita, e è un argomento purtroppo molto concreto e molto reale di cui si parla ancora troppo poco. E diciamo che cos'è, perché io non lo sapevo. Esatto. Molti non sanno il significato della violenza assistita. Io per prima, e quindi non, cioè appunto ci ha colpito questo fatto che molti non sapessero che è la violenza che subiscono, diciamo, di rimbalzo. In genere, ad esempio, i figli di una coppia dove ci sono violenze normalmente purtroppo sulla donna. Quindi questi bambini costretti ad assistere alle violenze e in certi casi costretti ad assistere all'omicidio della madre da parte del padre. E quindi a seguito di questo anche le condizioni, anche di questo si parla troppo poco. Cioè giustamente si parla dei femminicidi, ma delle condizioni dei figli dei femminicidi, e Angela è una figlia di femminicidio. Quindi ci interessava un po' mettere un faro, ripeto, sì, sulla violenza sulle donne, ma da un'angolazione particolare che è questa, perché questi bambini che si ritrovano o orfani oppure con un padre in galera che ha ucciso la madre. Quindi è veramente, cioè, come crescono questi bambini? Diciamo che gli abbiamo dato un bel grumo Un bel fardello, anche perché lei per fortuna è una persona che ha reagito, che ha incontrato sulla sua strada persone che l'hanno aiutata, a cominciare dai nonni, e come dicevamo appunto si è ricreata una serie di famiglie alternative, è un altro dei nostri temi portanti, la famiglia più o meno disfunzionale, però lei c'ha la famiglia che è rappresentata dalla nonna, che comunque è una persona che è sopravvissuta alla Shoah e quindi una testimone. Infatti ne volevo parlare, non mi rubate tutte le nomi, la famiglia, la nonna. Mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro, poi ne parliamo. Capellina è un bel personaggio. È un altro tema, però no, sì. Diciamo solo le famiglie. La nonna, i ragazzi con cui lei lavora e comunque con cui ha un rapporto anche emotivo forte, e poi i due fratelli. Quindi sono tre tipologie familiari che lei comunque si è ricostruita proprio per supplire alla tragedia familiare che lei ha vissuto da bambina. Sì, che comunque si porta dietro comunque, nel senso che lei affronta le situazioni con molto coraggio e determinazione, perché si ritrova in qualche modo, non dico a rivivere la stessa situazione, ma ad esserci dentro, ecco, quindi al caso. C'è una sensibilità particolare, ovviamente.
Infatti, a me è piaciuta una frase che dice: il ruolo di un bambino è quello di essere protetto e non di proteggere, perché molto spesso succede esattamente il contrario, cioè sono quasi bambini che fungono da tranquillizzatori dei propri genitori, cioè si sentono talmente responsabilizzati da essere loro gli adulti molto spesso. Certo, questo parte del discorso dei traumi che dicevamo prima, anche senza arrivare all'omicidio, però anche trovarsi per un bambino in questa condizione chiaramente ti lascia dei segni, delle ferite che poi ti porti appresso per tutta la vita, secondo me. Certo. Infatti ho due domande poi legate a questo. Uno è che mi sembra comunque che ci sia anche nella trama un j'accuse verso una certa categoria di genitori, quelli che non sanno nulla dei figli. E secondo voi può essere uno scollamento generazionale inevitabile con il quale bisogna convivere? È colpa dei social? Visto che avete affrontato questo argomento, presumo anche, insomma, che vi siate documentate, a me incuriosisce molto, per cui mi interessa molto l'argomento e quindi mi incuriosisce anche approfondirlo. Allora, secondo me non si può fare un'accusa contro tutti perché siamo No, tutti diversi, assolutamente. ovviamente. Però il problema esiste, il problema di non capire, non voler capire quello che sta succedendo ai ragazzi oggi, secondo me c'è, perché probabilmente la nostra noi eravamo una generazione già diversa. I genitori di oggi fanno tanta, tanta fatica a stare dietro ai ragazzini che amano la tecnologia, ai bambini che si distraggono molto facilmente col mondo tecnologico. E è chiaro che è molto, molto più faticoso stare dietro. Io non discuto su questo. Però forse la soluzione sarebbe proprio essere più presenti, magari meno ore, ma più concrete, più giuste, più vere, non so come dire. Io penso anche che non possiamo accusare il mezzo per dire colpa dei social così in astratto, perché il mezzo, cioè il social può amplificare, ma io mi ricordo quando mio figlio andava a scuola che ancora i social c'erano, ma insomma non avevano il ruolo che hanno oggi. Il problema comunque c'era già. L'assenza dei genitori, io una cosa che ho verificato quando i nostri figli andavano a scuola e parliamo di un po' di anni fa, purtroppo, cioè figli con chiavi di casa, soldi, eccetera, e una totale mancanza di ascolto da parte dei genitori. Io, la mia analista mi diceva sempre, la cosa più importante di tutte è ascoltarli, sti ragazzi, anche se non te va in quel momento, te rode, c'hai il problema tuo, c'hai sonno, ce l'hai tutte. Però se ti rendi conto che hanno bisogno di parlare, li devi ascoltare. Quella è la cosa fondamentale. E secondo me la mancanza di ascolto da parte dei genitori in generale, ma probabilmente non voglio accusare gli altri, è un problema che abbiamo avuto un po' tutti quanti tra il lavoro, la gestione di qua, di là. Quindi purtroppo però è lo sforzo che dobbiamo fare è questo. Poi come dicevamo con Gabriella, lei nota un'enorme fragilità nei ragazzi. È Noi, per vari motivi abbiamo a che fare vero. con ragazzi, e questo, ecco, che noi non eravamo così fragili. Noi eravamo determinati, poi c'è stato qualche cosa che si è rotto e non so come si può recuperare, perché sinceramente non lo so. L'idea, detta sinceramente, di fare una serie che parla pure ai giovani, in cui i giovani sono protagonisti, è anche nata da questa esigenza. Vediamo, infatti. Siamo molto contente perché ce l'hanno chiesto, iniziano a chiedercelo nelle scuole e hanno Ah, che chiesto la nostra bello. disponibilità a andare a parlarne con i ragazzi. Questo lo trovo meraviglioso Meraviglioso. perché se riusciamo a parlare con i ragazzi, noi nel libro hai visto e vengono tirate in ballo tante tematiche dei ragazzi, ma è stato fatto ovviamente con volontà perché vogliamo aprire una porta. E cercare comunque non di metterti in cattedra, No, mai. nessuno, noi non ci No, abbiamo ma nessuno si mette. né vogliamo insegnare niente a nessuno. Con i ragazzi ci devi parlare, ci devi confrontare e devi cercare, ecco, di metterti in ascolto. Secondo me ascolto è veramente una È la parola parola chiave. chiave.
Sì, io penso appunto che in tutti i romanzi non, cioè non c'è una verità assoluta, servono anche a creare delle domande in chi legge, più che avere delle risposte, per cui Risposta proprio non non ce n'è, esiste, esatto. magari qualcosa. Magari ci fossero risposte per Sinceramente tutto. no, noi no, però già porsi delle domande Sì, fa infatti. sì che chi legge si ponga delle domande, sempre parlando di, comunque di una narrativa di intrattenimento, se no scrivi un saggio. Certamente. Però comunque, come, cioè, alla fine, ripeto, ecco, noi ci siamo un po' stancate, all'inizio ci concentravamo, diciamo, quasi esclusivamente sul far funzionare il meccanismo del giallo. Adesso quello ovviamente rimane, perché se scrivi un giallo deve funzionare, però come ti dicevo prima, ci interessa di più andare a raccontare, ad affrontare, approfondire le motivazioni che spingono le persone a fare certe cose. Ecco, poi in questo caso non si può fare spoiler, però qui c'era un tema molto forte su fin dove si può arrivare in Sì, certe cosa è situazioni, lecito e questo cosa no. soprattutto Esatto. per certi personaggi, insomma, ecco, poi non si può dire, non No, si può. beh, non riveliamo nulla perché il bello è proprio la sorpresa. Adesso vorrei alleggerire un po' il discorso parlando dell'ambientazione che Roma, voi dite, può regalare splendidi scorci ma anche spalancare imprevedibili squarci. Che importanza rappresenta per voi personalizzare il luogo nel quale si svolge l'azione? Cioè, io qui l'ho sentita molto con un carattere ben specifico, probabilmente anche perché voi la conoscete, ecco, nel senso, è una città che conoscete bene e che quindi si sente molto nel romanzo. È importante per voi questo aspetto? Guarda, è importantissimo. In questo caso è stato scelto proprio il ghetto per tanti motivi e ora Elisabetta, perché è nata da lei, è un luogo caro a tutte e due, però è nato da lei proprio la voglia di ambientarla e metterla a vivere nel ghetto con tutto quello che significa, per cui ce lo spiega lei. Roma è importantissima per noi e ci piaceva raccontare. Abbiamo già iniziato con la serie Fiat Lux. A raccontare non la solita Roma da cartolina. E ci piaceva raccontare la Roma che viviamo, che è una Roma con chiari e scuri, molto forte, però è una città che noi amiamo molto e penso che si senta Sì, da dove molto. scriviamo. Beh, questo in particolare poi c'ha delle, cioè, i luoghi di questo sono, ecco, a cominciare dal ghetto, ma anche gli altri sono dei luoghi che ci sono particolarmente cari. Il ghetto, come dicevamo prima, noi ci siamo conosciute a un corso di francese al Centro Culturale Francese, che stava in un palazzo, Palazzo Campitelli all'epoca, praticamente sotto al Campidoglio e a due passi dal ghetto, quindi andavamo spesso a passeggiare il ghetto, che all'epoca ancora non era conosciuto, perché adesso poi è stato rivalutato, hanno aperto tanti localini, ma all'epoca molti non sapevano nemmeno dove fosse il ghetto, che è un posto splendido, secondo me. E poi abbiamo un amico scrittore, veramente raffinato scrittore, che è ebreo e diciamo, nei suoi racconti del ghetto veramente ha trasmesso proprio delle emozioni che ci hanno particolarmente colpito. Infatti gli abbiamo chiesto se potevamo rubargli qualche cosa, proprio di emozioni, di sensazioni, questo respirare, una solidarietà che ancora c'è. E a questo si è aggiunto un amico avvocato che ha un piccolo studio proprio al centro del ghetto, che è lo studio di Angela praticamente, dove lui sta lì sempre con la porta aperta, perché chi ha Ah. bisogno bussa, entra. E questa secondo me è una cosa molto molto bella. L'idea di una porta aperta, uno studio, uno sportello con una porta sempre aperta a chi ha bisogno, ci sembra una cosa meravigliosa. E quindi E l'abbiamo andava raccontata. rubata e l'abbiamo data ad Angela. Tra E poi l'altro c'è sono. la nonna e tutto, Ecco, diciamo, il la nonna, potere. parlatemene, visto che è una combattente nata, come è nato anche questo personaggio? Com'è nato? È nato perché è sempre legato al discorso del ghetto, per cui ci sembrava anche giusto avere un personaggio forte di riferimento, vista la tragedia familiare vissuta da Angela. Questa nonna l'ha praticamente cresciuta, ha cresciuto lei e ha cresciuto il fratello, che è il suo tallone d'Achille, anche lui avrà poi uno sviluppo che abbiamo già cominciato a seminare. Nonna Melina è il coté positivo, cioè ha
Angela ha vissuto l'orrore, è sprofondata. Angela rifiuta il suo nome d'origine, sì. Ha rifiutato il nome del padre per prendere quello della nonna, e che ci racconta tutto di cosa significa questo personaggio femminile e perché sentivamo il bisogno di raccontarlo, e raccontarlo sempre come una combattente, come qualcuno che vuole passare e raccontare agli altri quello che è stato, facendoli partecipe, perché quello è importantissimo, la memoria. Che in fondo, in qualche modo, è rielaborato, è quello che fa Angela, perché Angela, invece di rimuovere il suo passato, lo utilizza per aiutare le persone che vivono, quindi gli dà una valenza positiva, se possiamo dire così, e in questo il suo mentore l'ha aiutata, perché lei può capire chi attraversa lo stesso orrore e forse ha anche gli strumenti per poterla aiutare. Quindi diciamo ne ha fatto un valore positivo di una cosa orribile, che invece adesso può aiutare chi attraversa la stessa esperienza. Quindi in questo senso l'imprinting della nonna, secondo me, lo vive essenziale. Proprio nel suo quotidiano, insomma, ecco. E mi è piaciuta tanto. Tra l'altro, piccola parentesi, sono stata portata a mangiare in un ristorante al ghetto anni fa, e quindi so bene, insomma, quella zona. Poi vabbè, amo Roma, pur non essendo originaria di lì, ma ci sono andata spesso, per cui comunque si sente, cioè molto presente, ma è anche molto positiva, ecco, come città, ovviamente con i suoi chiari e scuri, ma se parliamo di Milano non finiamo più, nel senso che poi credo che sia una caratteristica comune delle metropoli. Voi venite dalla fiction, e quanto conta l'immagine in un romanzo? Riuscite a focalizzare meglio la scena che dovete descrivere in un noir? È il nostro stile di scrittura. Noi partiamo dal visivo e abbiamo utilizzato quel linguaggio, che è il linguaggio visivo, il linguaggio che usavamo poi per la sceneggiatura, credo. No, sicuramente, cioè tanti anni, quindi non nel noir in modo... Sì, forse in generale. Diciamo che sì. Poi chiaramente man mano vai avanti hai la presunzione di crescere anche nel lavoro che fai. Ad esempio, raccontavamo che in questo caso abbiamo avuto una grande editor per il lavoro fatto con Wanda, che ci ha veramente aiutato, ha fatto proprio il lavoro che l'editor dovrebbe fare, che tante volte viene frainteso, invece di tirar fuori il meglio, per cui è riuscita veramente a farci, lavorando sui dettagli, a farci migliorare anche il discorso dell'ambientazione. Proprio, ripeto, è stato, come ha detto lei, un lavoro di pennellate e di sfumature, però ecco, diciamo, ci ha aiutato tantissimo, partendo sempre cioè per noi il visivo è fondamentale, poi chiaramente ci lavori e appunto, come ti dicevo, ci auguriamo di stare crescendo e di migliorare, perché insomma se ti fermi poi è pure noioso, no? Quindi. Allora, parliamo della squadra di Angela, visto che appunto non è da sola nello svolgere la sua attività, ci sono altri personaggi che ruotano intorno a lei, che l'aiutano, e ne parleremo, così me li descrivete voi. E sempre più spesso i romanzi di genere tendono ad avere una coralità, nel senso che io nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni, vedo una prevalenza del romanzo corale, quindi con più personaggi, e non presentarsi con un solo personaggio che forse delle volte ruba la scena, nel senso che c'è solo lui, e poi magari è anche difficile dare una serialità a un personaggio singolo. Da cosa è nata la vostra scelta di appunto non utilizzare un solo personaggio? Forse ne abbiamo anticipato qualcosa all'inizio, però il fatto di avere un gruppo, quindi un romanzo corale rispetto al romanzo con un personaggio soltanto. È tutto nato dalla Crime Academy, ovviamente, perché decidendo di creare una struttura in cui ci fossero più persone, e inevitabilmente abbiamo il fulcro che è lei, però la squadra andava formata con tot elementi, e in questo caso abbiamo preso tre ragazzi perché erano importanti
Perché il 3 poi è il gioco anche dei rimandi sentimentali, perché ci porta alla famiglia con i Benassi, il vicequestore e l'avvocato. È un numero che ritorna per tante cose. E perché il corale? Perché hai modo di raccontare più storie, perché ognuno a modo suo ti racconta il suo punto di vista sulla storia. E ti dà molto più respiro, ovviamente, perché se tu vai su un solo personaggio, c'hai quello, porti avanti quello e ti focalizzi su una, diciamo, su un solo aspetto. In questo caso abbiamo la possibilità di raccontare varie sfumature. E in più, secondo me, torniamo anche al discorso del giallo classico e del noir. No, nel giallo classico tu c'hai il Poirot o l'Hilary Queen di turno che comunque deve scoprire chi è l'assassino, cioè ti focalizzi tutto su quello. Quello che interessa è che alla fine Certo. poi li mette tutti là in fila e tira fuori il coniglio dal cilindro. Qui invece, come dicevamo, se interessa di più sapere il perché è successo più che il chi, e quindi il perché, come diceva Gabriella, alla fine lo riesci a trovare lavorando con tanti personaggi, cioè anche conflittuali che danno risposte diverse. Cioè, se tu pensi, ecco, che ne so, io pensavo a Morlupì, pensi a Cerone, a tanti, adesso molti di quelli che lavorano col noir c'hanno la squadra, ma probabilmente proprio per questo, perché più che andare ad avere l'investigatore principale che deve scoprire chi è l'assassino, quello che ti interessa è raccontare le relazioni tra le persone e comunque, ancora più importante, i rimbalzi che nello specifico il caso ha sulle persone e sulle problematiche delle persone. E quindi alla fine, e come noi dicevamo sempre e continuiamo a dire nei nostri corsi, qualsiasi cosa tu racconti, che sia un giallo, un fantasy, ma ecco, io sto leggendo una serie fantasy fantastica, io che odio il fantasy, ma Pure io l'odio. questo è un genio, in questo momento Luca Tarenzi si chiama, sì, ho scoperto che ovviamente chi chiama il fantasy è uno, ma lui ha ricostruito praticamente l'inferno di Dante facendone un carcerario, cioè un gruppo di dannati che evade dall'inferno guidati da Virgilio, Bellissimo, un ma genio. dai. E guarda, io odio il fantasy, invece sto finendo il terzo e mi dispiace tantissimo. Beh, mi sono dimenticata perché volevo dire questa cosa, però è Non lo so. sempre, mi sono persa, vedi? No, parlavamo del gruppo e delle. E, ecco, no, il fatto che quello che importa sono le relazioni tra i personaggi. Qualsiasi cosa tu racconti, che sia un fantasy, che appunto a me non piace, e che sia un giallo, che sia un dramma, vabbè, il dramma è abbastanza scontato, però quello che la gente vuole, io come lettore voglio, quello che mi interessa, sono le relazioni e i conflitti tra i personaggi. È quello che vado cercando, quindi ci interessa, ma anche perché è più interessante del meccanismo del giallo così turno, no? Assolutamente, Questo è ciò assolutamente. che adesso pensiamo, e quindi e chiaramente la coralità in questo è di molto aiuto. Volevo arrivare qua. Sicuramente il fatto di avere appunto più punti di vista serve anche perché, visto che è anche un inizio questo romanzo, si ha la possibilità di incuriosire noi lettori e poi in futuro vedere anche lo sviluppo di tutti questi personaggi, come si muoveranno all'interno delle trame. Quindi sicuramente c'è una maggiore curiosità ed è sicuramente una scelta che io condivido. Quindi sicuramente su quello mi trovate assolutamente d'accordo. Sai che questo è molto personale, noi cioè, Sì, ci abbiamo beh, ovviamente ogni lettore, ci sono cioè. quelli che si fidelizzano, diciamo, su un personaggio seriale, guai. Se tu per dire ti viene in mente di creare qualcos'altro, perché cioè, sappiamo benissimo senza fare nomi, insomma, che poi ne diventi quasi vittima, nel senso che poi non, rischi di non uscirne più dalla. Gli attori è la stessa cosa che interpretano quel personaggio, alla fine si vengono, cioè, alla fine attore e personaggio vengono identificati e quindi sì, diventa una gabbia in un certo Diventa complicato, infatti. senso. No, ma anche gli autori, io dico, a volte leggo, ho letto delle interviste a colleghi che dicono: ah, no, io non ho il seriale, per carità, io mi annoierei a morte a continuare, cioè una volta ne faccio, però questo è assolutamente soggettivo, non è che è meglio o peggio. Noi nasciamo anche come Come seriali. seriali. Cioè, dopo tanti anni di Certo.
l'emozione, cioè io penso che un personaggio, se tu ci lavori chiaramente, lo costruisci in un certo modo, ci lavori tanto nella costruzione, ha parecchio da dirti che va oltre il singolo libro, ma questo è come pensiamo noi, altri invece si annoiano a raccontare sempre gli stessi personaggi e cambiano, ti dico, non dico è giusto, non c'è, no no, ma infatti assolutamente, è un gusto personale, ma no. Guardiamo semplicemente Camilleri con Montalbano, voglio dire, ecco, 20 anni di scrittura, ed è sempre stato piacevole leggerlo, per cui ovviamente dipende dal personaggio, dipende dal gusto del lettore, ma come avete detto è molto soggettivo. Esatto. E, ovviamente quando si parla del genere noir si affronta anche il male con le varie sfaccettature, e a me interessa chiedervi, visto che c'è il male conosciuto e quello sconosciuto, quale temete di più e di quale vi interessa maggiormente raccontare nei vostri libri? È cambiato il male oggi o è cambiato il modo di raccontarlo? Forse è cambiato il modo di raccontarlo. Io credo che il male sia insito in tutti noi. E sta a noi fare delle scelte in un modo o nell'altro e piegarci o meno a quello che è la natura del male, però non credo che sia cambiato nel tempo, si è esasperato in questo momento, ma perché ci sono meno freni, forse. Sì, comunque ci sono state anche altre epoche storiche dette di decadenza in cui succedeva di tutto, quindi non è che ci abbiamo il, come si dice? Che, no, ma pensiamo al periodo dell'Inquisizione, cioè, che cos'era? Mamma mia. L'inferno in terra. Gli ultimi anni dell'impero romano, cioè il male, quello che ecco, dice Gabriella, a noi non interessa il male come entità astratta esterna, quello che ci interessa è cercare di vedere dentro di noi e di noi, dei nostri personaggi, fino a che punto, apposta nel caso di questo romanzo, tu cedi a determinate cose che chiamiamo male, tra virgolette, però è, diciamo, quella è il famoso lato oscuro, cioè quella parte di noi che noi teniamo a bada, e poi però arriva un momento che magari non la tieni più a bada. E questo fa un po', cioè il fatto di vederti magari in uno specchio che è deformato, perché però in realtà vedi sempre te stesso, cioè è la parte di te che tu non vuoi vedere che ritrovi. Secondo noi questa forse è la cosa più interessante da andare ad approfondire. Io penso sempre alle interviste in cui dicono i vicini di casa, no, era tanto una brava persona. Ecco. Quella brava persona in quella determinata situazione ha avuto un tilt e ha tirato fuori il peggio di sé, però succede e non possiamo dare per scontato, io non me la sento di dire a me non succederà mai, spero che non succederà mai, e questo è un discorso, però difficile dare tutto per scontato, perché il male esiste e secondo me siamo veramente in equilibrio fra il bene e il male. E basta nulla. Molto precario. Sì, ecco, diciamo che ci interessa meno fare il serial killer, che è il cattivo. Non dirlo, cattivo. Perché magari ora scriviamo cattivone. Sì, no, ma in realtà magari sarebbe diverso, perché anche il primo di Luce sembra un serial killer, ma in realtà non lo è. Cioè, a noi interessa capire le motivazioni che possono portare, ecco, una persona apparentemente normale, poi chissà che vorrà dire normale, esatto, ecco, diciamo, anche l'apparenza, ne potremmo parlare a lungo, però che cosa ti può portare ad avere certi comportamenti o a superare certi limiti, ecco, questa è, almeno per noi, anche qua è tutto sempre molto soggettivo, però a noi interessa questo. E forse interessa anche chi ci legge, perché comunque qualcosa ci ritrovi, insomma. Guarda, prima tu ci chiedevi come è nato il libro. Questo è stato uno dei primi schemi. Quindi fate gli schemi, quindi assolutamente voi. Sì, come si sopravvive all'orrore. E tutti i personaggi davano una risposta. E su questo abbiamo iniziato a discutere. Noi passiamo tanto, 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 tanto tempo a discutere su un'idea, sui personaggi, su cosa pensano, su
come reagirebbero a una determinata situazione. Solo quando abbiamo sviscerato proprio completamente tutte le varie possibilità, allora si inizia a creare la scaletta. Però E come vi dividete poi nella stesura vera e propria? Anche ecco, considera che qui questa è sempre la curiosità dei lettori, no? Un'altra classica domanda. ecco, sia che noi siamo molto rodate, poi noi abbiamo scoperto che in realtà anche ci sono varie persone che scrivono in due, però ognuno ha un suo metodo, cioè chi per esempio Esatto, sì. scrive allo stesso computer, cosa per noi inconcepibile, proprio non per dire, per cui noi oltretutto scriviamo insieme da una vita, per cui siamo molto rodate, però quello che conta, appunto, come diceva Gabriella, è un grosso lavoro preliminare, sul tema inteso. Tema inteso come cosa voglio dire io su quell'argomento, non l'argomento. Qual è il mio punto di vista di autore e poi qual è il punto di vista di tutti i personaggi che io metto in scena. E quindi su questo si lavora tanto. Dopodiché si fa una dettagliata scaletta con tutti i punti delle scene che so, diciamo più o meno corrispondono ai capitoli, poi dopo le risistemiamo, le attacchiamo, le stacchiamo, però diciamo costruiamo la struttura e all'interno, oltre al plot, quindi diciamo la struttura gialla, i movimenti del giallo, però quello che conta molto sono anche i movimenti emotivi, che poi chiaramente vai ad approfondire nel momento della scrittura, però li devi comunque costruire, perché le linee emotive tu ce le devi avere da prima, non è che vengono così. Per cui lavori sia sul plot che sulle linee emotive e tutto questo lo trasferisci nei punti di scaletta. A quel punto, dopo che siamo convinte, dopo che l'hai buttata una volta, l'hai rifatta, quando siamo convinte che più o meno ci siamo e non è mai definitivo perché poi in scrittura tante cose si cambiano, a quel punto ci dividiamo, prendiamo un punto per uno di scaletta e a fine giornata ci scambiamo il materiale fatto, ognuna ripassa sul materiale dell'altra e poi andiamo avanti. Questo in linea di massima. C'è qualcosa su cui non intransigete quando scrivete, dei paletti che mettete, di questo non lo faremo mai? Non ci siamo mai posti il problema, No, semplicemente. No. fantastico. Ci sono delle cose che magari, e questo è il vantaggio di essere in due, no? Che magari in quel momento, cioè, toccherebbe a te scrivere quello perché la divisione è stata quella, non ti viene o ti viene male o non succede, a quel punto ci prova l'altro. Certo. Semplicemente quel vantaggio, però non perché non ce la fai, perché non lo vuoi fare, perché magari appunto in quel momento quella scena lì non ti viene. Ma La passi delle all'altro. volte abbiamo scritto anche metà scena una e metà scena l'altra, Sì. perché se uno si blocca, l'altra subentra e cerca di limare, di recuperare, di ribaltare, perché ovviamente non ti puoi fermare, bisogna trovare una Certo. soluzione. No, una cosa che cerchiamo di non fare mai, ma questo che viene dalla sceneggiatura, di non sbrodolare e di non mettere delle scene tanto per. Dice, allora, quando ci chiediamo che cosa può succedere qua? Vuol dire che non funziona la struttura. Cioè, non, riempire i buchi non vuol dire che la struttura non va. E che in genere poi succede, noi, avendo fatto tanto lavoro anche di editing, quando vedi che magari c'è una bella partenza, anche un buon finale, e poi si siede nella parte centrale. E questo è tutto un lavoro di costruzione strutturale. Ma ti dico, la domanda, quando arriva la domanda è Che qui ci che ci metto? metto, È la fine. qualcosa. È la Ci si deve fine. partire, quindi da Però quello no, mettere le cose tanto per riempire come riempitivi, assolutamente no. Il che non vuol dire che deve sempre succedere qualche cosa, perché magari non no, succede succede magari a livello a livello emotivo. emotivo, non succede a livello di action, però comunque una scena deve contenere o delle informazioni, possibilmente non dei cartelli, per far andare avanti la storia, oppure dei movimenti emotivi. Che ti indicano la crescita o i movimenti psicologici del Certo, personaggio. ma diventa anche una sintesi, diciamo, del romanzo senza avere parti che non necessarie, e lo si vede anche poi dalla lunghezza del romanzo, che non è Non è le pagine che descrivono il sole da quando Sai, magari ci sono pure no? le mille pagine che sono dense, io non, anche qua. Sì, ci sono, Mai, di dire, ma però noi, difficile. ecco, Cioè, ci sono difficile anche crearle 1.000 pagine dense sempre, diciamo, e ci non è proprio. sono, per carità, però non è soprattutto in un giallo, secondo me, In un giallo. perché ovviamente la suspense rischia poi di affievolirsi, a Esatto. meno che veramente.
cioè, ovvio, dipende sempre dal tipo di romanzo, però credo che sia una lunghezza giusta dove c'è l'essenziale, quindi c'è la suspense, c'è la storia, c'è la descrizione dei personaggi, c'è l'ambientazione, ma senza appunto avere dei punti poi in cui ci si perde, che anche il lettore poi si perde. Secondo noi sì, però ti dico, noi hai visto anche i capitoli sono brevi, ma è proprio il nostro Sì, modo di infatti, raccontare, sì. ripeto, che non vuol dire che sia meglio o peggio, a noi viene meglio raccontare così, ecco. Quindi ti dico, e tante volte quando ci accorgiamo che la scena o ripete delle cose, Ci dei sono tante volte che concetti, buttiamo scene butti, intere, butti, non va. perché se Mamma mia. riteniamo che sia di troppo, che non porti avanti qualche cosa, magari ci piace anche, Eh sì. e lì è dolorosissimo, però tante volte abbiamo buttato, ma interi capitoli, Sì, eh. sì. È il famoso Ma kill your immagino. darlings che ci dicevano i nostri insegnanti americani ai corsi Rai. Purtroppo è vero, anche se ti sei innamorato, ma se vedi che non c'entra, non funziona, via, tagliare. Togliere, togliere. La fortuna è che siamo in due, Sì. per cui c'è sempre l'altro che sta lì come gufetto Il e censore. controlla. Esatto. L'importante è essere sempre d'accordo poi, se il risultato finale Abbiamo c'è. imparato. Abbiamo imparato, ecco, dice bene Gabriella, Abbiamo bravo. imparato, in certi casi fa male, perché ammettere l'errore fa male, però ecco, il nostro segreto è saper ascoltare l'altro. E ritorniamo al discorso All'ascolto, dell'ascolto. certo, l'ascolto è importante, è importante. Volevo farvi un altro paio di domande, poi siamo quasi alla conclusione. Un altro aspetto che mi interessa molto, perché la scrittura è un'istantanea della situazione senza schierarsi, anche se raccontare ciò che succede in fondo è già una presa di posizione. Come e se si riesce a scrivere senza pregiudizi? Come e se, perché. Mi ha messo in difficoltà. Nera perché in realtà dei pregiudizi ce l'abbiamo, perché nessun perdono. Guarda, la prima presentazione che abbiamo fatto c'è stato un caro amico per di più che si è alzato e ha ululato dicendo siamo cattolici, il perdono rientra nella nostra fede. Sì, ma io non perdono chi uccide le donne. E non c'è motivo perché tu non hai diritto di togliere la mia libertà di vivere. E su questo è un mio pregiudizio, probabilmente sì, però. Non so se è un pregiudizio, no? Io stavo pensando all'altra nostra serie dove veramente Lì abbiamo fatto. lei abbiamo dovuto fare un grosso lavoro per superare i nostri pregiudizi e ci abbiamo lavorato mesi per creare un personaggio che comunque era molto lontano da noi e per noi era molto difficile anche capirlo, però era una realtà che ci affascinava e ci interessava e quindi superare il pregiudizio è stato proprio nell'incontrare persone, nell'ascoltare interviste, Sì, però parlando in astratto nell'approfondire. non si capisce. Il protagonista Ah, di vabbè. questa serie è Lucio Giordano, che è un trans. E Una poliziotta una trans, non un poliziotta trans, lo vedi che c'è il trans. pregiudizio? No, 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 beh, tu lo sai che Lo è il vedi che c'è il personaggio che io pregiudizio? amo Sì, di più. Amo esatto. Angela perché mi piace tantissimo, amo Emma e Kate, ma Lucio Giordano si è conquistata un pezzetto del mio cuore. Perché proprio per la fatica che abbiamo fatto per accoglierla e capirla. Guarda, lì veramente E abbiamo dovuto abbiamo fatto un ecco, lottare contro i contro i pregiudizi, anche pregiudizi. perché poi il pregiudizio, cioè tu razionalmente dici no, per carità, sia mai io che ho pregiudizi, ma in realtà i pregiudizi ce l'abbiamo proprio È un imprinting forse anche, voglio dire, sì, diciamo di varia dovuto a natura. generazioni, magari anche, insomma, Sì, no. magari anche di altre cose, ma vabbè, evitiamo di. Però in realtà ce li abbiamo proprio dentro e te ne accorgi Quando scrivi? quando scrivi o da pensieri che ti vengono, ma poi magari ti censuri. Però ecco, è il modo per evitare il pregiudizio o comunque per lavorarci, perché alla fine per essere consapevoli, secondo me, che ce l'hai il pregiudizio,
e quindi così lo tiene a bada, è lavorarci e andare a approfondire, andare, come diceva Gabriella, a cercare di capire anche qui, di ascoltare chi è così diverso da te, e che cosa ha da dire e su perché è così diverso da te e sulle scelte che ha fatto. Questo secondo me è l'unico. Cecilia, la cosa più bella che abbiamo incontrato è stata leggere le recensioni di persone che ci hanno detto grazie perché avete raccontato la mia storia, al di là del giallo. Quindi, e quello, le lacrime, quando abbiamo letto le lacrime, perché significa che siamo riusciti ad andare oltre il pregiudizio, che non è stato facile, perché ci abbiamo lavorato, è stato un libro che ha richiesto 2 anni di duro lavoro. Però il tema era molto particolare. No, questo per dire appunto che il pregiudizio, anche se insisto razionalmente, tutti diciamo ma no, ma ti pare, però in realtà poi ti accorgi, se sei onesto con te stesso e fai un lavoro su te stesso, che comunque ce l'hai dentro e quindi a quel punto ci devi lavorare. Ecco, poi magari non riuscirai mai a superarlo del tutto, però quantomeno riesci a gestire, ecco. Insomma, scrivere ti mette, diciamo, davanti a un confronto che devi per forza avere con te stesso, quindi anche la scrittura vista come proprio confronto, perché è un conto è raccontarcene nel senso dei nostri pensieri, ma quando poi devi scrivere determinate situazioni ti metti proprio a nudo e quindi poi diventa difficile. Insomma, perché non... a volte parti in un modo... E poi vedi, questo a noi a volte diciamo, ma chi dice queste fesserie, che il personaggio è il conto suo? Non è tanto che il personaggio, che comunque parti in un modo, vorresti andare in una direzione e poi ti accorgi che invece stai andando in un'altra e a quel punto lì ti devi fermare, ecco, e ti devi fare delle domande. Quindi sicuramente è un confronto con te stesso attraverso quello che stai scrivendo e attraverso quello che sono i personaggi che stai mettendo in scena. E tu considera che noi siamo in due, per cui se c'è una deviazione, a quel punto fermi tutti perché dobbiamo concordare la stessa deviazione. È certo, è certo. È importantissimo, ovviamente. Allora, prima di chiedervi a cosa state lavorando adesso... vi volevo chiedere, Borges scrisse: il libro non è un ente chiuso alla comunicazione, è una relazione, un asse di innumerevoli relazioni. Cosa rappresenta per voi? Bella domanda. Proprio il colpo di coda. Il colpo di coda. Guarda, io ti posso dire una cosa, no? Mi mette una pubblicità tremenda che però... renderebbe l'idea, toglietemi tutto ma non i miei libri, cioè per me i libri onestamente sì, cioè se dovessi dire stai chiuso da una parte, con che cosa? Cioè con i libri. I libri, ma questo vale anche per Gabriella, cioè apposta, come si diceva, a volte la gente dice scrivo, ma sei un lettore? Ma no, boh, sì, cioè, sì, guarda. È una follia, cioè, ma come puoi scrivere? Noi siamo due lettrici da quando eravamo, cioè, da quando abbiamo imparato a leggere. Cioè che abbiamo cominciato, almeno io con Salgari e pure tu. Cecilia, io ho problemi gravissimi sugli occhi. Tra l'altro. Eppure io vado di Kindle, caratteri giganti che uno dice stai di continuo col ditino così, però non, per me la lettura è vita. E c'è un'altra cosa, è salvifica, perché ti aiuta a allontanare tutto ciò che è negativo della tua vita. Io ti assicuro che ho avuto dei momenti molto molto difficili, c'è stato, ecco, mentre scrivevamo Fiat Luce mi hanno levato e la televisione e i libri e la scrittura al computer, volevo ammazzarmi, te lo dico proprio sinceramente, e i miei occhi sono stati Elisabetta. E parlavamo e lei scriveva e rileggeva e passavamo le ore al telefono per ricostruire quello che io non potevo fare, e c'è Audible che in qualche cosa ha aiutato. aiuta. Non è, a me non piace, sono sincera, no, non è la forma mia, perché la lettura ha bisogno dei tuoi tempi personali, però ritengo che sia una bellissima invenzione. Perché sì, per una non esclude persone... l'altra. Esatto. Esatto. E poi per l'altra. Tante persone, e io non escludo per il futuro, può essere la salvezza. Cioè, sì, per cui sì. È una bellissima invenzione.
E quindi i libri, cioè, sono d'accordo con voi. L'abbiamo visto anche soprattutto nel periodo del Covid, l'abbiamo visto, sono stati la nostra salvezza, perché veramente non c'era modo di fare altro, vabbè, a parte la televisione ovviamente, però sono serviti tantissimo e ho la stessa vostra visione. Quindi a che cosa state lavorando adesso? Stiamo scrivendo il nuovo di Emma Kate, perché è tanto che manca e i lettori ci stanno rincorrendo. Per cui... A proposito di personaggi seriali. Purtroppo sì, ecco, questa è l'altra fascia della medaglia della serialità, che per carità ti fa piacere, però a volte sembra pure che... Cioè, non è che sei un box che dice, beh, allora il prossimo tra il bottone... Cioè, anche perché chiaramente se ti accorgi che la qualità è migliorata, devi cercare di mantenere lo standard, per cui non è che puoi buttarla là. Guarda, come dice Giulia Beyman, servono belle storie, se no non vale la pena di scriverle. È vero. E ci abbiamo messo tanto per trovare una storia adatta a loro, anche perché ora noi ci siamo spostate molto sul noir e loro sono più soft, per cui dovevamo cercare una storia meno noir, però che comunque ci interessasse a noi raccontare. E non è stato facile, e sono sincera, non è stato facile per niente, però l'abbiamo trovata e proprio in questi giorni stiamo finendo la scaletta e siamo molto contente, perché benissimo. Ottobre dovrebbe essere la data, no, ottobre, dicembre. Infatti ho detto, hai deciso che ottobre, dicembre. Per anticipare. No, e Angela ha diritto di 6 mesi almeno. Di promozione, di sì, raccontarla. In questo momento dobbiamo lavorare, anche perché tornando in libreria, noi adesso stiamo facendo proprio un lavoro a tappeto, o almeno provando, perché è chiaro che no, però andare a parlare nelle librerie, a ritrovare i librai, insomma, che è anche una cosa bella, perché è molto bello. Soprattutto bella. Indipendenti, quelli che ti consigliano i libri, insomma, non che vendono i libri come la mortadella, come dice un mio amico che lavora in una libreria di queste, senza fare nomi, però è vero, cioè il libraio vero è quello che i libri li legge, li ama e li consiglia, e quindi stiamo cercando di fare questo tipo di lavoro, che ovviamente richiede un certo tempo. E quindi io comunque sono stata contentissima di avervi presentate qui online, ovviamente per non impossibilità di vederci di persona. Intanto ricordo Nessun Perdono, Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, uscite con Guanda, della collana Guanda Noir, vi aspettano nelle librerie, e se avete occasione di andarle a sentire direttamente ancora meglio. Io vi saluto, vi ringrazio di questo incontro che mi ha fatto veramente molto piacere, soprattutto, insomma, speriamo di rivedervi presto anche se su questi canali. Ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e niente, non andate via, intanto concludo la diretta. Grazie a tutti di averci seguito. Grazie a tutti. Arrivederci.